Hello there! Nel video di oggi vi presento la nostra nuova protagonista della nuova serie di The Sims dedicata alla nuova espansione Vita sull'Isola. Spero che il nome sia questo. Vado a memoria. L'ho scaricata veramente da poco, quindi oggi vi presenterò la nostra protagonista che si chiama Marea e vi mostrerò anche come ho realizzato la sua casa. L'ho costruita tutta io da zero. Vi farò vedere anche i suoi outfit, sapete che a me piace un sacco mostrarvi tutte queste cose. E poi insieme nelle prossime puntate andremo a scoprire tutto quello che riguarda la nuova espansione, perché io non l'ho mai utilizzata, quindi veramente la scopriremo insieme, faremo tutto quello che si può fare su quest'isola. Quindi prima di farvi vedere la casa, che mi piace veramente tantissimo, vado a presentarvi effettivamente Marea Seasalt. Ed eccola qui, lei è Marea Seasalt, il suo cognome significa sale marino, lo so, l'ho scelto io, mentre Marea ovviamente mi ricorda il mare e soprattutto il fatto che lei sia una sirena. Ta-da! Ve lo aspettavate? È bellissimo perché con questa nuova espansione si possono creare i sim sirene, quindi lei quando si trasforma è fatta in questo modo, cambia anche il colore dei capelli e il suo trucco è questo qui, sempre sui toni del rosa e anche del giallo. Come vedrete lei sarà molto molto colorata nei suoi outfit. Quindi torniamo alla versione umana, ovviamente quando sarà in mare, in acqua, diventerà una sirena, però normalmente lei è un'umana. Vi faccio subito vedere i suoi tratti. Praticamente lei sogna una vita da spiaggia, adesso ve la leggo. Ecco, il sim vuole prendersela comoda e godersi la vita da spiaggia, quindi una vita tranquilla. Lei è figlia del mare, ama l'aria aperta ovviamente, ed è anche figlia delle isole, quindi porta avanti la tradizione e si sente molto legata al luogo, sia alla vita del mare sia alla vita dell'isola. E ora vi faccio vedere gli outfit. Questo è l'outfit principale da giorno e io adoro il rosa e il giallo abbinati insieme. Guardate anche le ciabattine, che belle. Poi abbiamo il secondo outfit da giorno, che è questo qui che ho scelto con questo golfino per magari delle giornate un pochino più fresche, perché comunque esistono le stagioni in The Sims, quindi spero non faccia troppo freddo, però intanto abbiamo anche questo outfit col golfino. E infine come terzo da giorno ho scelto anche questo outfit un pochino più da città, perché anche se lei rimarrà sempre sull'isola, mi immagino che ogni tanto magari vada a visitare anche altre città. Passiamo ai vestiti formali e questo è il vestito che ho scelto con questi sandali che mi piacciono un sacco, e anche il trucco è un pochino più pesante, vedete, un pochino più scuro, e anche le lentiggini. Poi c'è l'outfit sportivo, di nuovo abbiamo il giallo e il rosa abbinati insieme. Non so esattamente che sport potrà fare perché non c'è una palestra sull'isola, magari potremo crearla, però in ogni caso questo sarebbe il suo outfit. Ah, e con i capelli in questo caso legati. Poi vabbè, l'outfit da notte è molto semplice, però sempre abbinato questi due colori che sono un po' del suo personaggio. E poi l'outfit da festa forse è il mio preferito in assoluto. Cioè, guardate che bella questa maglietta, questa canottiera, e anche la gonna è wow. Mi piace tantissimo. E poi passiamo al costume, che ovviamente una volta entrata in acqua poi si trasformerà in sirena. Però mentre è sulla terraferma, diciamo tra la spiaggia e il mare, sarà in questo modo, con questo piccolo pareo trasparente che mi piace un sacco. Per il clima particolarmente caldo ho scelto di nuovo questo pareo, però questa volta in bianco, e poi questo pezzo sopra del costume che è, ragazzi, bellissimo. Penso proprio che faccia parte dell'espansione, esatto, è con la nuova espansione ed è bellissimo. Infine, purtroppo, ho dovuto scegliere anche l'outfit per il clima freddo. Spero che appunto sull'isola non diventi troppo troppo freddo, però effettivamente dovevo per forza sceglierlo a causa delle stagioni, e quindi ho scelto comunque di rimanere su un outfit super colorato. Quindi ora che vi ho presentato la nostra Marea, passo a mostrarvi come ho realizzato la sua casa sulla spiaggia. E partiamo con la casa. Ragazzi, ho provato un sacco di volte a fare la casa perché volevo che venisse perfetta, spero vi piaccia, e ho deciso di fare questa cosa un po' particolare, di dividere il bagno dalla zona giorno e notte. Quindi adesso in questo momento state vedendo la realizzazione proprio del bagno, che non so per quale motivo volevo fare in questo modo.
perché mi piaceva l'idea di fare il bagno nella vasca guardando fuori da queste finestre senza vetri con la vista sul mare. Però ovviamente, come vedete, c'è anche una piccola stanzetta divisa dove metto il water, perché ho pensato che per quello ci volesse un pochino più di privacy. Adesso pian piano vi renderete conto di come sta pian piano uscendo i colori che utilizzo. Ovviamente sto sui miei famosi colori neutri, però vedrete che più tardi aggiungerò anche delle cose un pochino più shocking. E se si vede così la casa, non si immagina che all'interno ci abiti una sirena, devo dire la verità, però ho cercato anche di uscire un po' dalla mia comfort zone e utilizzare altri colori e altre modalità di costruzione. Infatti un bagno diviso dalla casa non l'avevo mai fatto. Ecco che adesso posiziono la vasca, appunto, e ho scelto anche un pavimento che tipo non ho mai utilizzato in vita mia su The Sims, strano ma vero. E adesso sto cercando di capire un attimo le dimensioni del bagno, che dopo cambierò e lo renderò un pochino più piccolo, perché effettivamente non serve tutto questo spazio, e cercherò anche di utilizzare maggiormente le cose, gli oggetti del nuovo pack di vita sull'isola. Quindi per esempio questo mobile del bagno, che è anche mobile della cucina, è appunto con la nuova espansione. Anche se dopo, come vedrete, lo ridurrò un pochino. Sopra lo specchio, che io adoro, quello specchio è veramente bellissimo. E poi sto aggiungendo un pochino di oggetti per rendere più realistica la stanza. Quindi adesso aggiungerò anche questa bellissima pianta che mi piace un sacco, che è appunto con la nuova espansione. E anche questo tappeto mi piace molto. Di solito non l'avrei mai utilizzato, però oggi mi sentivo proprio in mood di fare questa casa super da spiaggia, super da vita tropicale, non so neanche come dirlo. E adesso questa è la stanza appunto del water, e lì di fianco ho messo delle piantine per rendere la cosa un pochino più carina, però come vedete è anche abbastanza essenziale come spazio. E da lì adesso finalmente passo a anche il tetto, ragazzi, bellissimo, perché con la nuova espansione si possono realizzare questi tetti fatti come delle capanne, bellissimi. Li ho utilizzati subito, sia per il bagno che per la casa effettiva. E adesso appunto sto passando alla parte della casa. Ci metterò un attimo a capire che forma darle, ma alla fine secondo me è uscita davvero davvero carina. Questa è la parte della cucina e della sala da pranzo, mentre ho deciso di fare questa cosa un po' diversa dal solito, sempre per cambiare un po', e ho deciso di fare la stanza da notte, la camera da letto, esterna. Quindi è questa parte qui che sto costruendo adesso, perché sempre con l'espansione nuova è uscito, cioè tra gli oggetti c'è questo bellissimo, non so neanche come chiamarlo, Berso, non so come dirlo, però mi piace un sacco perché rende proprio un'atmosfera da spiaggia sognante, wow, mi piace un sacco. E qui come vedete sto anche intanto riducendo lo spazio del bagno, perché effettivamente era troppo grande rispetto alla casa, e quindi l'ho semplicemente ridotto anche il tetto, però rimane tutto uguale, la pianta, la vasca, la stanza del water, è tutto uguale, semplicemente un pochino più piccolo. Così rimane lì. E adesso poi tornerò a fare la casa principale, dove appunto c'era questo bellissimo oggetto che non so descrivere, che utilizzo per dare un pochino di copertura e di privacy alla parte della, come si dice, della camera da letto, che poi in realtà è semplicemente tipo un terrazzo sul mare. E ho messo anche questa bellissima, come si chiama? Non mi vengono le parole proprio in questo momento. Questa recinzione con questi elementi azzurri. Come vi dicevo, ho cercato di utilizzare un po' di colori, quindi le tende sono lilla, la recinzione è azzurra, e adesso anche all'interno della casa vedrete che pian piano dai colori neutri ne usciranno poi anche dei colori veri e propri. Intanto ho scelto questa carta da parati che io adoro, è super tropicale, però l'ho utilizzata in bianco e nero e non in verde, altrimenti secondo me era veramente troppo. E adesso sto scegliendo anche il pavimento, forse in sottofondo sentirete Giuno che abbaia, vabbè, lasciatela stare. Comunque, ho deciso di utilizzare questo pavimento, però poi cambierò la colorazione, lo metterò un pochino più scuro, perché volevo utilizzare assolutamente questi mobiletti della cucina chiari, e secondo me poi veniva tutto troppo chiaro. Comunque mi piace il legno scuro in questa zona dell'isola.
Quindi adesso appunto sto scegliendo i mobiletti, sto mettendo il forno, i fornelli, il frigorifero e adesso ho cambiato anche il pavimento e secondo me questo qui scuro però freddo sta benissimo. Adesso metto anche il ventilatore da soffitto, che è molto utile perché farà caldissimo, e qui fuori, in questo terrazzino sempre, sto creando la zona salotto perché come vedrete all'interno della casa, al coperto, non ci sarà nessun salotto, non ci sarà nessuna televisione, semplicemente ci sarà questa parte sul terrazzo dove ci si può sedere sui divanetti e guardare semplicemente la visuale, la vista che c'è da lì sul mare. E qui adesso sto appunto decorando un pochino la zona notte, sto mettendo un comodino, sto mettendo dei libri da leggere, ho deciso per il letto di tenere le lenzuola bianche perché mi ricordavano, boh, mi piace molto, sembra quasi di un hotel. E ho messo anche delle candeline sul comodino. Poi qui sto mettendo questo tappeto, sempre per dare un pochino di colore. E adesso passo alla parte al coperto. Come vedete non ho ancora messo nessun armadio e ho deciso di mettere una cassettiera per i vestiti, perché alla fine, essendo una sirena, vivrà maggiormente in costume. Credo di sì. Con sopra ovviamente uno specchio. Ah, e poi aggiungerò anche delle bellissime tende. Mi piacciono da morire queste tende qua, veramente belle. E adesso sto anche decorando un po' la cucina e comunque in generale l'ambiente, sempre per renderlo un po' realistico. Intanto vado a scegliere il tavolo da pranzo e ho scelto questo qui in vetro invece che tutto in legno, mi piaceva di più in vetro, e ovviamente le sedie sono tutte colorate e come centrotavola c'è questo cesto di frutta tropicale, wow, e anche il tappeto sempre super colorato, spero che vi piaccia questa scelta di colori. E adesso aggiungo tutti i miei oggettini che di solito aggiungo sempre appunto per rendere anche la stanza un pochino più piena e vissuta. Quindi su questo bancone adesso metto lo Scottex, vedete, il caffè, adesso aggiungo altri oggettini e pian piano cerco di decorarla. Non lo so perché, ma mi immagino questa Marea che vi ho presentato come una persona comunque molto tranquilla, che si gode la vita, quindi magari neanche super ordinata. Quindi mi piace che in giro per la casa ci siano un po' di oggetti lasciati lì, e quindi anche sulla cassettiera adesso sto mettendo un po' di decorazioni, dei libri, adesso aggiungo anche dei biglietti regalo, giusto per fare un po' di clutter, come si dice. Quindi aggiungo questo, aggiungo quello, aggiungo la crema solare, chissà se si scotterà la nostra Marea, speriamo di no, e così sto andando avanti. E poi vedrete che all'ultimo sistemerò anche due cose delle finestre, perché ho rimpicciolito la zona al coperto e non mi ero resa conto di una finestra, ma poi non vi preoccupate, se vedete degli errori dopo correggo tutto. E anche sopra il frigorifero, proprio perché è una persona comunque un po' non sbadata, però non ci tiene particolarmente all'ordine perfetto, anche sopra il frigorifero ci sono delle cose appoggiate per sbaglio, dimenticate lì. Ecco qui che torno nella zona notte. Ah sì, aggiungo anche qui dei tappeti, non so perché, ma i tappeti mi davano l'idea che stessero bene, li ho messi praticamente ovunque. Mancano solo in bagno, no, anche in bagno c'è, quindi ho messo ovunque i tappeti. E qui fuori sul terrazzo, invece di quella pianta, ho aggiunto quella decorazione con le piantine che mi piace un sacco, gialla, mi piace davvero tantissimo. E adesso sto mettendo tutte le luci per la sera. Non ho esagerato con l'illuminazione, perché alla fine comunque siamo in un posto tropicale, siamo su un'isola, quindi non deve essere particolarmente illuminato, però appunto il giusto diciamo. Ci sono anche dei lotti senza la corrente, si può selezionare senza la corrente, però per questa volta inizio così, più sul semplice, però potremmo fare come sfida anche di vivere senza corrente e senza cose tecnologiche. Già comunque senza TV e senza computer su The Sims è strano, perché di solito queste due cose si aggiungono sempre. E adesso sto concludendo con l'esterno e sto cercando di rendere realistico anche appunto l'esterno, il giardino, tra virgolette, in realtà è una spiaggia, e quindi sto aggiungendo le palme, sto aggiungendo un po' di vegetazione, non troppa perché siamo sulla sabbia, e ho anche creato un piccolo ingresso, molto comunque piccolo, cioè nel senso tutti gli spazi, come avete visto, sono ristretti, proprio perché essendo la sua prima casa non volevo che vivesse subito in una villa gigantesca. E appunto adesso sto creando tutti i piccoli dettagli, sto mettendo queste
non so neanche come si chiamano, ragazzi, mentre registro gli audio dei video, i voice over, mi perdo sempre le domande. Forse per l'ansia di dover parlare e dire tutto giusto. Comunque ora sto concludendo i tetti, come vedete, sono due capannine bellissime. E adesso anche dal lato del bagno sto creando la vegetazione. Per me era molto importante da questo lato mettere degli alberi, mettere dei cespugli, perché da lì ci facciamo anche la vasca, quindi non vogliamo che nessuno ci veda dalla parte della strada, ma dobbiamo essere noi a guardare il mare. Quindi qui ho aggiunto due palme, questi cespugli, questi sassi, proprio per dare sempre un po' di privacy, nonostante il nostro bagno sia completamente aperto. Vedete, adesso aggiungo anche un cespuglio gigantesco. Ecco la roccia, e mi piacciono tantissimo queste palme, anche questa qui un po' storta che scende, mi piace davvero tanto. E adesso sto aggiungendo gli ultimi cespuglietti e ciuffi d'erba, veramente pochi perché appunto siamo sulla spiaggia, quindi non avrebbe senso creare un bosco, però così lo rende più parte del resto dello scenario, che comunque di vegetazione ce n'è sull'isola. E quest'ultima palma è perfetta perché dà privacy alla camera da letto. Vedete, non si vede più dalla strada. E finisco con il colorare la fantastica sabbia per creare il percorso. E devo dire che credo che pian piano io stia finendo con tutto. Ho creato queste ombre realistiche e sto aggiungendo le ultime illuminazioni, le ultime luci per la sera. Ah, e non dobbiamo dimenticarci ovviamente la cassetta delle lettere. E ultima cosa da non dimenticarsi, anche il cestino della spazzatura, perché non vogliamo assolutamente che l'isola sia inquinata. Anzi, ci impegneremo a tenerla pulita. Ultima cosa, ecco qui, ora mi ricordo, è proprio all'ingresso. Ci tenevo a mettere una panchina, una piccola decorazione, quindi concludo proprio con l'ingresso. Ecco qua. E adesso non ci resta che iniziare l'avventura con la nostra marea. Scrivetemi già sotto qui nei commenti tutto quello che vorreste vedere. Ovviamente vedremo un sacco della vita da sirena, non appena toccherà l'acqua, non vedo l'ora. E poi dobbiamo anche pensare agli amici, agli amori, al lavoro, a un sacco di cose. Quindi ci vediamo prestissimo con il prossimo episodio. Vi mando un bacio. Ciao!